Ultima pagina, presentata oggi all'Accademia di Brera la nuova sezione all'aperto del Parco dell'Arte dell'Idroscalo di Milano, dedicato per la prima volta ai giovani studenti di scultura dell'Accademia. Ormai da diversi anni la città metropolitana all'interno dell'Idroscalo offre spazi espositivi a importanti artisti e non solo, oggi anche a giovani artisti che si vogliono affermare, i giovani artisti dell'Accademia di Brera. Questa è una straordinaria opportunità, un'opportunità che riesce a mettere insieme anche energie, imprese e azioni per poter sistemare parte del parco che, come sappiamo, necessita di importanti interventi e che oggi l'ente da solo non riesce a curare per le note ristrettezze di bilancio che abbiamo, e quindi c'è anche da dire grazie all'impresa che, come dire, cura la parte del verde. È un esempio di buona sinergia tra pubblico e privato, che mi auguro possa ripetersi non solo per le iniziative legate all'Idroscalo, ma perché no anche per altre attività d'azione della città metropolitana. Forse è la prima volta che viene offerta la possibilità ai giovani, si parla sempre di aiutare i giovani e dar loro delle possibilità, nel settore in questo caso artistico, in accordo con l'Accademia di Brera, di dare uno spazio, una permanente ai giovani scultori. Credo che questa sia una cosa bella. Molte volte, soprattutto nei momenti di crisi, si parla dell'attività culturale come recupero attraverso la bellezza, della nostra società e del nostro modo di vivere. Ecco, credo che questa sia perfettamente in linea con la Fondazione e negli scopi che la Fondazione si prefigge, che anche quest'anno stanzia ben 50 milioni di euro per bandi e recuperi culturali e testimonianze come questo, e quindi devo dire che mi sembra oggi una giornata particolarmente felice. Poi l'Accademia di Brera, sotto il profilo scientifico e culturale, non si discute, saranno loro a scegliere i migliori ragazzi. E venite all'Idroscalo, se posso fare un appello, il giorno 13 di ottobre, perché ci sarà l'inaugurazione e vedrete delle cose davvero straordinarie. Si è approdati tramite l'Associazione degli Amici dell'Accademia a un finanziamento dell'associazione della Fondazione Cariplo. Prima ancora si è fatto un accordo con la scuola di scultura, per cui una parte di questo parco, e la ragione fondamentale per cui siamo qui oggi, sarà dedicata ai giovani artisti che lavorano nel campo della materia e della tridimensione. Lavoro ottimo, eccellente, coordinato dal professor Prio. Parliamo di sport, sono in corso fino a sabato prossimo a Milano i campionati femminili di tennis di seconda categoria, il torneo ospitato dal Tennis Club Lombardo che quest'anno festeggia anche il suo 70°.